questa associazione e sono un dottorato di ricerca in informatica. Nel mio percorso del dottorato mi sono occupato di sistemi di suggerimento e nel corso dei miei studi mi sono chiesto se quello che stavo studiando, per il quale mi stavo formando, se poteva trovare applicazione in un qualcosa di utile. Parto nel spiegare quello che è il problema a cui noi vogliamo dare risposta. Si tratta di un'idea, quindi di un problema in ambito turistico. Un turista, l'utente, per esempio, giunge a Bari, prendiamo Bari perché siamo in questa città, ma nulla vieta di poterlo generalizzare a qualsiasi altro posto, e se vuole visitare la città può svolgere diverse attività, come per esempio visitare la cattedrale e la basilica di San Nicola, fare una passeggiata sul lungomare o in un parco, assaporare le bontà gastronomiche della nostra terra, visitare il Castello Svevo e così via. Quindi l'utente si trova davanti una molteplicità di attività da poter compiere. Quindi può essere indeciso, non essere in grado di decidere, stabilire cosa è meglio fare. A questo punto interviene la nostra idea. La soluzione è quella che noi proponiamo, che abbiamo chiamato si paga un sacco sui monumenti. Cosa vogliamo fare sostanzialmente? Realizzare un'applicazione per dispositivi mobile che siano in grado di guidare l'utente nella visita di un posto. A tale scopo vogliamo utilizzare i dati messi a disposizione dal Ministero dei Beni Culturali, che ha un database che è il più ricco e il più aggiornato di tutti i monumenti, tutti i beni culturali, e usufruire di strumenti open, quelli di OpenStreetMap, per interrogazioni in determinati ambiti che adesso vi andrò a mostrare. Quindi il sistema quali funzionalità deve avere? Chiaramente deve essere un sistema personalizzato, quindi non poter accedere qualsiasi utente che non sia registrato al sistema, perché il sistema ha bisogno di conoscere l'utente, quindi una funzionalità di registrazione e di autenticazione dell'utente stesso. Visualizzare sulla mappa i beni culturali presenti vicino all'utente. L'utente deve essere geolocalizzato e mediante un'opportuna interrogazione al database del Ministero dei Beni Culturali devono essere mostrati i punti, i beni culturali vicini al punto in cui si trova l'utente. Inoltre deve poter visualizzare su richiesta dell'utente, per esempio, punti in cui fare shopping, fare acquisti o punti dove poter mangiare, quindi come ristoranti, pizzerie e così via. Quello che è, diciamo, qual è l'aspetto in più, quello qui in più della nostra proposta, del nostro sistema, quella di fornire all'utente dei suggerimenti. Quindi in base a quelli che sono gli interessi dell'utente, a quelli che la cosiddetta informazione contestuale, l'utente deve ricevere opportuni suggerimenti. Che cos'è l'informazione contestuale? L'informazione contestuale può essere la condizione meteo, il giorno della settimana, la stagione, il periodo dell'anno e così via. Inoltre questo sistema deve essere una sorgente di informazioni. L'utente, utilizzando questo sistema, può accedere a informazioni quali l'orario di apertura e chiusura di un museo, ricercare anche gli orari dei mezzi di trasporto, quindi per potersi spostare in maniera autonoma sul territorio. Quindi quali sono i vantaggi di un tale sistema? Un elevato grado di personalizzazione, perché l'utente riceve suggerimenti molto più precisi e più vicini a quelli che sono le proprie aspettative. Infatti l'utilizzo dell'informazione contestuale porta, o quantomeno è quello che si cerca di fare, a dare suggerimenti sempre più precisi e accurati.
come ho detto, la possibilità di accedere a una molteplicità di informazioni di vario tipo, e quindi un minor tempo per cercare queste informazioni, quindi avere in un unico strumento molte funzionalità chiaramente permette di risparmiare tempo. Come ho detto, l'utente è in grado di viaggiare, di spostarsi in maniera autonoma sul territorio, quindi senza dotarsi di cartine, guide turistiche e così via. Perché stiamo parlando di quest'idea? Vogliamo proporre quest'idea della call lanciata da Forum PA. Forum PA è una società che si occupa di comunicazione, di rapporti con la pubblica amministrazione. All'inizio del 2014 ha lanciato questa call rivolta a ricercatori, università, ma anche associazioni di cittadini che proponessero delle idee, delle soluzioni nei quattro ambiti che sono stati elencati. E questa soluzione rientra benissimo in questo ambito, lo sviluppo del tessuto produttivo locale, proprio perché ha come obiettivo sviluppare il turismo, far fruire all'utenza i beni culturali, anche quelli che magari sono fuori dai normali percorsi del turismo di massa. Per poter partecipare a questa call è necessario predisporre una descrizione dell'idea e preparare una presentazione PowerPoint sulla base di un template che viene fornito da Forum PA. Perché ci proponiamo questa idea nell'ambito dell'associazione alunni Matematica? Beh, cerchiamo qualcuno che ci supporti, ci aiuti, collabori con me, con l'altra persona con cui stiamo predisponendo il materiale. Quindi chi cerchiamo sostanzialmente? Qualcuno che ci aiuti a migliorare, elaborare il materiale da inviare per in risposta alla call e qualche sviluppatore, qualche formato che ci supporti nella realizzazione di un piccolo prototipo da poter presentare nell'ambito della call stessa. Cosa è necessario fare? Insomma, in primo luogo è necessario creare un interfacciamento con il database del Ministero dei Beni Culturali, quindi interrogare il database e visualizzare, elaborare in maniera opportuna le informazioni ottenute in risposta. Utilizzare le API di OpenStreetMap per interrogare il database sottostante a OpenStreetMap per ottenere risultati relativi a negozi, ristoranti, alberghi e così via. Realizzare dunque un piccolo video tutorial che mostri il funzionamento del prototipo. Cosa abbiamo fatto sino ad ora? Abbiamo elaborato un'idea più o meno abbastanza precisa di questa idea, quindi abbiamo tradotto diciamo, su carta quanto vi ho presentato. Stiamo lavorando alla presentazione e a livello di sviluppo stiamo cercando di capire come vanno utilizzate le API di OpenStreetMap. Chi siamo? Siamo io, ho detto, sono già dottorato in informatica, quindi sono esperto in tecniche di matematica applicate ai recommender system e sono anche uno sviluppatore web PHP e come sta collaborando Dina D'Alessa, una laureata in scienze dell'informazione, anche lei è una programmatore web e si è occupata anche di sviluppo di software con strumenti di tipo open source. Ok, se ci sono domande, suggerimenti, consigli, sono il benvenuto.